Ah, Dio, che sono, lo vedete che sono disperata perché mi toccherà proprio lavorare sotto i cinesi. Ho appena letto un commento di Valbossa, 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 e il commento di Valbossa ve lo metterò nel riassunto di questo video, perché Valbossa dice che è stato Serafino Massoni è il primo a tirare in ballo la Cina, capito? Cioè, Valbossa, Valbossa Nova, dice che ha fatto una ricerca sul web e da questa ricerca risulta che è stato Serafino Massoni il primo a tirare in ballo la Cina relativamente alla caduta dell'Occidente. Allora che Dio lo stramaledica Serafino Massoni, che tra l'altro è anche l'autore di quest'opera, vedete? Gliel'hanno anche tradotta in lingua inglese. Beh, adesso io qua sono tutta disperata, perché Serafino Massoni l'ha azzeccata la profezia, e mi toccherà andare a lavorare sotto i cinesi. Lo aveva detto in un suo celebre video, di tantissimi anni fa, intitolato Occidente de Fault. C'è scritto Occidente de Fault, ma si pronuncia Occidente de Faux, capito? C'è un terribile mal di testa perché si è verificato quello che aveva detto Serafino Massoni per primo, però per primo. Vabbè, dai, vi lascio tutto nel riassunto di questo video. Nel riassunto di questo video troverete il commento della signora Valbossa Nova e poi il video Occidente de Faust. Io adesso cerco di andare a prendere un analgesico, perché sto tanto male, sto capito? Tanti saluti, eh.